Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, il video più atteso del secolo, no scherzo, però me l'avete chiesto tantissimo, è il video su Pat McGrath. Perché? Perché è arrivata finalmente in Italia. Io, se non sbaglio, vi avevo fatto un anno fa, o forse un po' di più, un video sul brand, ma nel mentre ho comprato molte più cose. Sono usciti molti più prodotti e quindi oggi faccio questo video per dirvi cosa secondo me vale la pena di essere acquistato, cosa no e in generale come utilizzo certi prodotti perché secondo me per farli performare al massimo ci vuole qualche accortezza. Allora, non parleremo oggi, ma perché ne abbiamo appena parlato in un video dedicato, dei prodotti per la base di Pat. Se questo argomento vi interessa, vi lascio la scheda qua o qua, vabbè, in alto, così potete vedere applicazione e recensione. Vi dico in generale che li ho riprovati diverse volte e che ho capito che il primer proprio non mi piace perché per me fa performare meno il suo fondotinta e gli altri. Il fondotinta è meglio secondo me senza il suo primer, ma comunque non è quello che io cerco in un prodotto né come coprenza né come stesura. Per darvi un'idea, un tipo di prodotto così, un po' satin luminoso, però più coprente, super long lasting che io adoro, ed è il fondo poi che ho su oggi, non so quanto renda in camera, ma dal vivo fa una base bellissima, è l'Extra Ordinary Foundation di Siate. Io lo adoro. Diciamo che ha quello che io cercavo in questo fondo, aveva un prezzo nettamente inferiore, ma questo è un altro discorso. Mi piace invece moltissimo la cipria e la trovo adatta anche a pelli un po' più secche. Bene, abbiamo visto anche i pennelli per il viso, sapete già cosa ne penso, dico tutto in quel video. Andiamo avanti. Dunque, andiamo avanti con l'unico altro prodotto che abbiamo in gamma che io possiedo, perché in realtà ci sarebbe un'altra cosa, ovvero lo stick illuminante, però io non ce l'ho perché uso pochissimo gli stick. Un lato è per lato come lo porterei, l'altro è proprio tipo un gloss per il viso, non è un tipo di prodotto che uso. Ma invece possiedo la palette, non ci sono mai nomi sopra perché. Comunque la palette con i tre illuminanti. È l'illuminante che uso anche oggi, sono illuminanti cotti super editorial con una texture super particolare. Abbiamo uno sheen sul rosa, bellissimo, rosa lilla, il dorato che è quello che ho su oggi, guardate quanto sparano, a me piacciono molto anche sugli occhi, e poi abbiamo il bronzo, guardate qua che roba, che perla. Sono super texturizzati, ma non texturizzano la pelle, sono bellissimi fotografati, hanno questo effetto che rilascia al massimo il pigmento quando vengono colpiti dalla luce. Per me questa vale la pena perché non ho mai avuto niente neanche di simile nella mia collezione make up. Non ho mai provato una texture e una resa cromatica di questo tipo e con questo finish. E infatti arriveremo più avanti a capire nel video. Posso avere un pezzo di carta perché ho finito le salviette? Comunque, che secondo me le texture cotte di Pat, guardate qua che roba, sono quello che secondo me rende top il brand al di sopra di tutti i loro competitor. È proprio, secondo me, il prodotto peculiare. Comunque, andiamo avanti. Non vi parlerò in questo video di quei bellissimi kit che erano usciti l'anno scorso con appunto gli ombretti cotti di questa texture, gli ombretti mono, eccetera, perché li ho comprati, ma quello che oggi non è reperibile non vi interessa molto. Ad esempio, qualche mese fa era uscita la palettina piccola, questa qua, che mi era piaciuta tantissimo, tra l'altro, e aveva all'interno un mini mascara, che è il motivo per cui l'ho comprato full size, e aveva all'interno un prodotto che per me era iconico, che si chiama Angel Dust Crystalline Prismatic Pigment, che è questa texture ultra foiled, vedete che quando la usate come top coat sugli ombretti aveva questo effetto multireflex. Ho trovato il suo dupe identico, perciò vi ho citato questo kit per questa ragione. Io avrei preso il kit anche solo per questa, ma Artist Couture è uscito con lo Spotlight Glitz, che è esattamente la stessa identica cosa, proprio stessa texture, stesso prodotto, stesso tutto. Saranno andati dallo stesso laboratorio, dallo stesso fornitore, guardate qua. È lo stesso identico prodotto. Perciò, se ve lo siete persi, bomba, ce l'abbiamo. Vi lascio ovviamente i link di tutto quello di cui parlo giù in info box. Bene, andiamo avanti. Allora, so che i prodotti che vi premono di più sono le palette e i rossetti, perciò direi di partire da questi. E partiamo dalle palette col formato piccolo. Fino a poco tempo fa, le palette con piccole erano queste, quindi le sei colori fatte in questo modo, con il packing cartone chiuso come in realtà, vi faccio vedere,
le confezioni esterne delle grandi, un plus per le confezioni di Pat, perché secondo me fa ad oggi i pack più belli mai visti sul mercato. Sono delle cose, hanno un livello artistico incredibile, un design che è veramente da collezione. Devo dire che io non do mai molto peso al pack esterno, ma nel caso di Pat vengono tutti chiusi, vedete, con questo filino di cotone, guardate anche i rossetti. Sculture, punto. Quindi qui in questo caso fa la differenza. E erano queste. Adesso invece sono uscite delle palettine che secondo me sono perfette per provare il brand. Ora, il pack mi fa orrore. È proprio plastica cheap. Sembrano i sample da laboratorio, per darvi un'idea. E credo che il vibe che voleva dare fosse questo. Sembra proprio sample da laboratorio. Ne sono uscite due. Una, che è quella che avevo su proprio domenica nel trucco che vi è piaciuto tanto, che mi avete visto su Instagram, che è quella con i colori, vedete, un po' più portabili, quindi bronzo, dorato, platino e marrone. E l'altra che mi è appena arrivata, che ha i colori un po' più power. Allora, questi non sono ombretti nuovi, sono dei best seller presi o dalle palette grandi o dagli ombretti mono. Ad esempio, questa qua colorata contiene Lapis Luxury, Crimson Fire, che è questo che io ho anche nel mono. Poi contiene il viola, che è un Blue Blood, Golden Standard, sono tutti mono venduti singolarmente in formato più piccolo. Ottimo modo per provare il brand, ottimo, perché hanno veramente una bella qualità. Ok? Dunque. Invece le altre palette, quindi l'altro formato che noi abbiamo, sono appunto queste qua. Dunque, la mia preferita delle piccole che io possiedo è questa, che è la Bronze Ambition, che è anche quella che indosso in questo momento sugli occhi insieme a un'altra. Sono dotate di specchio, come faccio a non accecarvi? La mia si è rotta, ma non fate caso, ok, così. E contengono all'interno matte e satinati del brand. Non contengono però nessuna di queste qua piccole né di quelle più piccole, quella che per me è la texture che fa la differenza nel marchio di Pat McGrath. E mi riferisco a, arriva, i quad di ombretti extra particolari che voi trovate come quad finale di tutte le palette grandi. C'è stata solo un'eccezione con la palette che si chiama, come si chiama, che non c'è scritto, c'è scritto solo Mothership, cavolo. Comunque questa è stata l'unica a non avere le texture, quindi qui erano tutti satinati e metallici, l'unica. Tutte le altre hanno il quad in fondo con gli ombretti super texturizzati. Dunque, di palette piccole possiedo anche la Subversive, che purtroppo ho usato dire 2 volte e dire tanto, perché sono comunque colori molto molto particolari. Sicuramente un bel tema colori, non sono palette complete, nel senso che difficilmente con le piccole fate un look completo, a volte difficilmente anche con le grandi, perché il vibe è un po' diverso. Questa qua è la Sublime Bronze Temptation, me l'ha regalata a Natale la mia migliore amica. Guardate che bella che è anche questa, che mi sa però che questa qua è una limited dell'inverno scorso. Comunque i pack e i colori gridano opulenza nel brand Pat McGrath. Allora, chi avrà memoria si ricorderà che io tempo fa ho fatto un video di prodotti top ma che non ricomprerei. E vi citavo proprio le palette grandi di Pat, dicendovi una cosa: le adoro, sono eccezionali, ma non le ricomprerei perché non mi trovo ad usarle molto. E mi dispiace perché sennò così non recupero l'investimento economico. Grazie proprio a quel video mi sono messa a riflettere su questa cosa e ho iniziato a mettermele davanti e a usarle di più. E oggi vi dico che me le godo molto di più, ma ho imparato anche come farle performare al meglio. E vengo al dunque. Di palette grandi, le palette grandi le possiedo tutte, tranne la nuova, la Divine Rose, che non vedo l'ora che arrivi in Italia perché la compro. Sono una più bella dell'altra. Se mi chiedete qual è la mia preferita, ora ve la mostro. È questa, che si chiama, e c'è sempre scritto Mothership, ma è possibile che non c'è scritto il nome? Ah, questa è la Mothership 5, perfetto, meno meno c'è il numero. Questa è la mia preferita, se parliamo di gamma cromatica. E appunto, guardate cosa sono in grado di fare. Questo è l'ombretto che indossavo all'evento di Estée Lauder. Cioè, guardate di che cosa stiamo parlando. Perché vi dico che vale la pena per me anche solo una, ma le grandi di Pat. Perché
Gli ombretti buoni matte li troviamo da tante parti, anche a un prezzo inferiore. Idem i metallici. Questi li trovate solo da Pat. Non esiste un marchio che faccia questo. E in camera non renderanno mai come dal vivo. Parliamo di un misto tra una granulometria gigante, un glitter e un metallico con una policromia di riflessi incredibile. Cioè, guardate di che cosa stiamo parlando. Questo è ciò che rende per me gli ombretti di Pat incredibili. Ad esempio, abbiamo questa bellissima che si chiama, non si chiama perché in queste non ci sono l'etichetta col nome. Comunque abbiamo, guardate qua, guardate che roba. Questo è il verde che indossavo all'evento di Dior dell'anno scorso. Guardate questo. Cioè, vi rendete conto? Poi è molto bello, ad esempio, questo che è un satinato particolare. Ma, questa è la palette, scusatemi, parliamo di una roba diversa, cioè parliamo di un livello, secondo me, elevatissimo, elevatissimo. Poi ne abbiamo una tutta dai colori freddi, se non sbaglio è questa, sì, che si chiama, non si chiama, comunque quella dai colori freddi, guardate che bello, guardate questo. Guardate il blu, questo blu fate degli smoky da volare via. Per me siamo a un livello qua. Ogni volta che poi anche solo li swatch rimango senza parole. Ho comprato l'ultima grande uscita in Italia, perché manca Divine Rose che deve ancora uscire, che è appunto questa, che si chiama Mothership 6 Midnight Sun, ed è quella che ho usato per il trucco di oggi. E infatti ho usato questo e questo nella piega insieme al marrone della Bronze Ambition piccolina e poi ho usato questo, questo e questo. Ok? Questo è il risultato. Quando li guardate in camera, a volte sembra che gli ombretti di Pat facciano le pieghe. Lo so perché, avendo io l'occhio incappucciato, cosa succede? Il pigmento qua si divide, solo che dal vivo è omogeneo, ma essendo un pigmento che riflette la luce in modo particolare, in camera sembra che ci sia una divisione qua. Me ne accorgo quando riguardo i video, però no, dal vivo no, questo ci tengo a dirvelo. C'è un però con gli ombretti di Pat. Allora, i pigmenti particolari fanno molto fallout. Anche se usate la colla per glitter, anche se li mettete bagnati, io come li uso? Visto che non riesco a fare la base dopo, perché se non mi vedo già la pelle tonalizzata, mi sembra che mi stia tutto male, è un problema mio. Metto un bel deposito di cipria sotto l'occhio, così quando cade, alla fine del make-up, col pennellone grosso tiro via, che è quello che ho fatto anche oggi. Non lavorate in sfumatura con questi ombretti. Il mio consiglio è costruite il trucco con i matti, satinati, tutto quello che volete. Quando avete scelto dove mettere il texturizzato, io lo prendo col dito o con un pennello bagnato e lo presso bene lì. Fine. E non ci lavoro intorno. In questo modo riduco il fallout al minimo. Vi dico anche che, per onestà intellettuale, un minimo di prodotto durante il giorno cade lo stesso. Ma è talmente bello che io vi posso garantire che ogni volta che mi trucco con gli ombretti di Pat, la gente mi chiede cosa ho sugli occhi. Ogni volta. All'evento di Estée Lauder mi avrete fermato in 50 a dirmi: Giulia, ma che ombretti hai? Perché quando li indosserete almeno una volta capirete, fa una differenza enorme, è qualcosa che non si è mai visto, una resa cromatica sotto le luci naturali e artificiali incredibile, incredibile. Voglio dirvi però una cosa anche sui matte. Allora, ad esempio, prendo l'ultima palette uscita. Come vedrete, i matte sono super, super pigmentati. Azzarderei anche forse troppo per chi non è del settore. Mi spiego meglio. Non è il marrone medio che vi sembra che voi lo prendete nell'occhio e andate nella piega. Fate macchia. Uno, perché hanno talmente tanto pigmento che sono difficili da sfumare. Due, hanno talmente tanto grip, cioè tendono proprio ad aggrapparsi alla pelle appena la toccano, e questo è anche il motivo per cui durano così tanto, che dovete prelevarne poco per volta. Io faccio sempre così quando gioco con questi ombretti. Prendo, tocco appena la cialda, scarico l'eccesso proprio toccando la pelle e poi vado, lo costruisco con poca pressione sul pennello e tengo sempre un pennello pulito per diffondere i bordi. Ora, detto così mi direte: no, ma io non, magari non sono molto esperta a truccarmi, questa palette non va bene per me. No, è più semplice farlo che dirlo, ma vi voglio dire tutte le accortezze che io ho utilizzato e che utilizzo per far sì che lavorino al meglio. Parliamo di
prodotti fatti da una delle più grandi professioniste della storia del make-up, sa quello che fa. Ma io penso anche al consumatore finale, quello che non è abituato con così tanto pigmento, così tanto grip. Perciò il mio consiglio è: toccate poco la cialda, scaricate e costruite il trucco piano piano. Hanno una durata sugli occhi che è impressionante. Questa è una certezza. Prima vi ho detto, io non partirei da queste perché? Perché non hanno la texture che io amo di più negli ombretti pat. E sinceramente, se volete provare gli ombretti, tanto vale prendere le nuove, perché hanno assolutamente una qualità ottima, niente da dire. Non mi piace il pack, ma risparmiate quei 25 euro che investite in altro. Ma finalmente Pat ha fatto una roba geniale, cioè è uscita con i quad solo di texture speciali. Io sono scioccata, me ne manca una che comprerò. Non l'ho presa solo perché aveva il solito bronze marroncino. Ho detto ok, passiamo altra. La mia preferita, passiamo oltre. La mia preferita è questa che è la Rose Gold, se non sbaglio. Ritualistic Rose. 4 texturizzati. È come se avessero preso il pezzo, la parte piccola, cioè la parte in fondo delle palette grandi e l'avessero fatta così. Parliamo di un pack come in quelle grandi, molto spesso, molto ricco, si dà proprio l'idea di aver pagato per qualcosa di meraviglioso. Guardate questa qua cosa non è. Io ho paura sia nel limited, voglio credere di no. Guardate qua. Cioè, ci rendiamo conto. Cioè, guardate questo. Ma di cosa stiamo parlando? E poi ho comprato quella proprio per uscire dalla mia comfort zone. Cioè ho detto, ok, Julie, vai. Infatti che queste qua sono, secondo me, sono anche un regalo di Natale stellare per un amante beauty, ma scherziamo. Dai. Ho comprato la Nocturnal Nirvana, che è assolutamente fuori dalla mia comfort zone, e l'ho comprata apposta perché non ho niente neanche di simile, che ha del viola, del verde, del turchese. Guardate qua. What? E questi, se fate anche una base tipo nera, perché sono bellissimi anche a pelle normale, ma se ci mettete sotto una base scura, perché questi ombretti hanno una cosa particolare, questi qua. Se li mettete sotto una base del loro colore, li amplificate. Se mettete sotto una base nera, li sparate fuori tantissimo. Sono bellissimi. Bene, un veloce accenno a una cosa che ho citato anche prima, cioè gli ombretti mono. Sono belli? Sì, sono un po' fuori prezzo. Sapete che il mio preferito è questo, ve l'ho anche fatto vedere in un video di prodotti che non riesco proprio a duppare, che è Corrupt Copper, perché è un tipo di rame che io non avevo mai visto, ha tantissimo arancio dentro, vedete? Però ho preso ad esempio come punto luce Celestial, è bello, è un bellissimo champagne. Però li ho presi più che altro come recensione. Tra l'altro hanno un pack di plastica e sono, volevo dirvi il quantitativo, ma non lo leggo, non c'è scritto. Però gli ombretti non sono neanche giganti. Cioè, con il valore di uno di questi ci comprate una di queste. Lascerei perdere. A meno che proprio siate una persona che usa il solito ombretto tutti i giorni, se lo mette nell'occhio, lo suona un po' nella piega, mascara è fuori, allora trovate il colore della vita, perché no? Non ha bisogno di presentazioni anche questo perché ve l'ho citato 4 milioni di volte anche nei miei video dei preferiti del mese ed è il Fetish Eye Mascara, mi fa impazzire, è il mascara che uso anche oggi, è nero come la notte, dà un volume drammatico, non cola, non spezzetta e infatti dal mascara piccolo che era nel kit che vi ho fatto vedere prima ho comprato il full size. Di pennelli a proposito, ho anche questo che è quello uscito con il kit di illuminanti. Io l'ho preso perché è molto carino, ma no, nel senso che è tipo un duo fibre minuscolo e non riesco proprio a usarlo come pennello da illuminante. Gli troverò un'altra funzione, però per me da illuminante no, quindi io non vi consiglio di prenderlo. Bene, adesso andiamo ai rossetti, altra parte super super attesa. Dunque, io non ho gloss ancora, ma se uscirà in Italia il kit con i piccoli li provo e non ho le matite occhi labbra perché mi scocciava spendere 30 euro, ve lo dico sinceramente. Bene, però possiedo uno per categoria dei tre, le tre tipologie di rossetti. Non ho i balm perché non spendo 39 euro di un balsamo labbra. Ok? Bene. Ho i matte, i classici e i blitz trans. Dunque,
Partiamo da quello che ho su in questo momento, che per me è di una bellezza sconvolgente e che fa parte proprio della linea classica lipstick e si chiama Attitude. È un rossetto, beh, a parte lo packaging, meraviglioso, pesante, lussuoso, nero lucido oro con la bocca, vedete, impressa. Una chicca, un gioiellino, ok? Questo è il Bullet. Questo è il rossetto che indosso, come vedete è un nude scuro con una base prugna cioccolato all'interno. Io Attitude mi fa impazzire. L'altro colore che volevo è Lost Angeles, ma non è arrivato in Italia, quindi niente, è praticamente introvabile. Però secondo me questo colore è di una bellezza ed è molto difficile da duppare, perché ha dentro del cioccolato, del prugna e del rosa. Lo trovo bellissimo. E come texture è la mia texture preferita di Pat, perché i matte vellutati sono stupendi, però questo ha una durata eccezionale, ma una grandissima confortevolezza quando lo indosso. Ma con un... Allora, la cosa pazzesca di tutti i rossetti di Pat, di tutti i finish, è il payoff. Appena sfiorano la pelle hanno un rilascio di colore e un'aderenza incredibili. Addirittura i suoi matte hanno quasi un effetto rimpolpante. Dei matte possiedo un po' di colori. 1995, che era il colore che volevo di più, ma purtroppo su di me è un po' troppo chiaro. Purtroppo non va bene sul mio fototipo, perché visto così sembra scuro, ma in realtà su di me tira fuori una componente quasi rosina grigina che non mi sta particolarmente bene. Mentre mi piace da impazzire, mo ve lo cerco. Dove sei, amico mio? Sei qui? No. Omi è il classico rossetto da Giulia. Io adoro Omi, tra l'altro ce l'ho nel pack uscito a Natale dell'anno scorso, perché era l'altro regalo di Natale insieme alla palette. Ogni tanto fanno uscire queste limited coi pack colorati che io trovo bellissime. Omi, vedete, è un po' più scuro e un po' più caldo rossiccio del 1995. È bellissimo. Poi, un altro colore che secondo me le amanti dei rossi non possono non avere è Elson. Elson non è un rosso, è il rosso, guardate qua. È un rosso puro che parte da una componente leggermente fragola, sulle labbra è velluto. Bellissimo, ed è un top seller del marchio. E l'ultimo colore che vi mostro è un colore che a me piace moltissimo, fa parte della nuova collezione, non il colore ma il pack, e infatti è rosa, ed è Deep Orchid. Guardate qua, è tipo un prugna borgogna, ma la bellezza, è molto difficile trovare questo punto di colore così omogeneo, così scrivente, così vellutato, bellissimo. Non avrei dato un centesimo ai Bliss Trans, l'avevo preso solo per il video e invece è meraviglioso. Cambia il packaging, che non ha più questo bello rilievo, ma è una scatola come il loro primer e il loro fondo, tutta coperta di glitter. E ho comprato il colore Blood Rush, ma vi dico già che adesso che so che mi piace così tanto ordinerò anche Flash numero 3. Il packaging è qualcosa di... cioè è un tripudio di micro glitter ma liscio al tatto, sempre con la bocca. E loro definiscono, vediamo come definiscono questo finish, se c'è scritto, no, soltanto lipstick, ok. Sono rossetti quasi multi glitter, ma senza glitter, quindi è come un multi riflesso percettibile ma non fastidioso e non anni 80. E questo colore è una roba, adesso lo faccio vedere, guardate la bellezza. Vedete che è uno sheen delicato, non ha il glitterozzo, è elegantissimo. E sulle labbra ha questo effetto luminoso rimpolpante, ha un finish più simile a quello che indosso in questo momento, quindi un minimo riflette la luce, ma è una roba... Infatti voglio Flash numero 3. Non vi nego che ci sono altri 50 colori che vorrei di questi rossetti, però hanno un prezzo importante, direi che la mia collezione per ora è sufficiente. Bene, questo è tutto quello che vi volevo dire di Pat, della sua collezione e dei suoi ombretti e dei suoi rossetti. È un marchio che per me vale la pena, ci sono sicuramente prodotti che mi piacciono, prodotti che non mi sono piaciuti e lo sapete già, però siamo sotto Natale, se volete farvi un regalo, questo sicuramente è un brand sul quale vale la pena di investire, specialmente
con cose che non deludono, ve lo posso garantire. Bene, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale perché arriveranno tanti, tanti, tanti nuovi video. Un bacione e al prossimo video!